Questa notte a Milano, tra Milano e Cinisello Balsamo, c'è stata una scia di episodi delittuosi particolarmente preoccupanti. Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto due cittadini nordafricani irregolari sul territorio nazionale, uno di 30 e uno di 28 anni. Possiamo dire che uno di questi è entrato nel dicembre del 2017 dall'hotspot di Augusta, quindi verosimilmente è arrivato con un barcone. Il secondo, 28enne, è invece entrato attraverso la frontiera di Reggio Calabria, e il secondo in particolare, sulla base dei precedenti dattiloscopici, è risultato essere già stato arrestato il 21 aprile scorso dalla questura di Milano per un tentato furto aggravato. Quindi ha questo precedente per un tentato furto aggravato. Partiamo con la prima rapina, che si è svolta intorno alle 23 a Cinisello Balsamo in via Lincoln, alla fermata ATM 729, e praticamente la vittima di questa rapina è un cittadino peruviano 36enne che è stato aggredito con una bottiglia di plastica tagliata a metà, quindi è stato aggredito con una bottigliata al volto. A circa 250 metri da questa prima aggressione, poco dopo, un cittadino italiano di 31 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito a scopo di rapina verosimilmente da questi due cittadini nordafricani, che gli avrebbero sferrato due coltellate all'addome, hanno perforato milza e fegato. Quest'uomo è stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda, è stato operato nella notte. Permane in prognosi riservata, c'è un cauto ottimismo dei medici del Niguarda sul recupero delle condizioni di salute. Terzo episodio in ordine cronologico, siamo a Milano, sono le 2:10 di notte, siamo in via Gaffurio ed è l'episodio che ha visto coinvolte due ragazze di 20 anni, entrambe studentesse alla Cattolica, straniere, una inglese e una statunitense. Che erano appena scese dal bus sostitutivo della M2 preso qui in via della Moscova e che arrivava poi in Piazza Cagliazzo, angolo via Gaffurio. Sono state aggredite anche qui, verosimilmente i due nordafricani erano a bordo del mezzo con loro, quindi c'è anche un'analogia di modus operandi rispetto alla prima rapina del peruviano. E scesi dal mezzo le hanno aggredite per rapinargli il cellulare e gli effetti personali. La ragazza inglese, 20enne, in particolare è stata raggiunta all'addome al fianco da una coltellata, fortunatamente superficiale, ed è stata quindi poi medicata con alcuni punti di sutura in ospedale. E immediatamente dopo, alle 2:10 c'è questa rapina, intorno alle 2:15 in via Settembrini c'è stato l'ultimo episodio, quello più efferato e più grave, perché qui la vittima dell'aggressione purtroppo è deceduta, è un cittadino del Bangladesh, si chiama Hakwe Samsul, di 23 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, il quale anche lui è stato aggredito e colpito con una sola coltellata sferrata al torace ed è purtroppo deceduto durante il trasporto in ospedale. Quindi si tratta, ripeto, di quattro episodi delittuosi particolarmente efferati, l'ultimo degenerato in omicidio con un'unica regia di questi due nordafricani attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto e che verranno poi associati in serata alla casa circondariale di San Vittore. L'arresto, il fermo di questi due nordafricani è frutto, permettetemi di dirlo anche con una punta di orgoglio personale, di uno straordinario lavoro investigativo del nucleo investigativo Carabinieri di Milano. All'identificazione dei due si è giunti attraverso una serie di attività che vanno dalle ricostruzioni testimoniali alla visione di impianti di videosorveglianza, alla localizzazione della cella di uno dei cellulari sottratto alle vittime, in particolare all'ultima, la vittima dell'omicidio del cittadino del Bangladesh, e hanno individuato questi due cittadini nordafricani che erano seduti a un tavolino del McDonald's all'esterno della stazione centrale via Vitruvio, se non erro, all'angolo con via Vitruvio, stavano consumando al McDonald's, li hanno visti con degli abiti e delle caratteristiche somatiche che erano abbastanza convergenti con le indicazioni testimoniali raccolte, quindi li hanno bloccati, fermati, e hanno rinvenuto poi addosso a questi nordafricani il bottino di questi episodi delittuosi.